I've been ghosting. I've been ghosting a long ghost in your house, ghost in your arms. L'atto finale del secondo convegno della Federazione Italiana Medici in Medicina Generale FIMG, nella sede produttiva di Rocchetta, Gualdo Tadino, ha visto Stato centrale, locale e professionisti sedere attorno ad un tavolo, seppur immaginario, per discutere su quanto verrà a più livelli dall'attuazione della legge 158 del 2012, meglio nota come riforma Balduzzi dall'allora ministro della Salute. Una riforma che modifica in maniera sostanziale il ruolo della medicina generale, dell'assistenza primaria, della continuità assistenziale, e quindi impone anche un modello organizzativo e gestionale di questi servizi molto nuovo, sia nella cultura della professione medica, del medico medicina generale, ma anche nell'organizzazione della rete dei servizi sul territorio. Un lavoro già avviato dalla Giunta regionale dell'Umbria con la delibera dello scorso luglio 2012 in merito a pianificazione per il triennio 2012-2014 della formazione professionalizzante in ambito sanitario. Un percorso che ha già messo a fuoco i punti salienti del cambiamento. Medici di medicina generale in associazione, continuità assistenziale e gestione della rete dell'emergenza in maniera unitaria, ruolo dei centri della salute e delle case della salute come integrazione della medicina del territorio. Quindi un modello che l'Umbria è in grado di poter attuare. Ovviamente lo vorremmo fare anche con una compatibilità di risorse finanziarie che diano le risposte ai medici in medicina generale, alla strumentazione che serve a far funzionare questo modello di sanità. I rappresentanti del governo centrale, Balduzzi sul palco e l'attuale ministro della Salute Lorenzin attraverso un videomessaggio alla platea, hanno ribadito l'inquadramento della riforma nel periodo della contrazione delle risorse finanziarie del Servizio Sanitario Nazionale. Il segretario di FIMG Melillo, invece, ha parlato delle problematiche della categoria. Ingresso nella professione, borse di studio, precarietà, vantaggi e svantaggi del prossimo cambiamento. Cambiamento non in senso di distruggere ciò che è stato fatto, ma di far crescere quello che è il ruolo del medico di medicina generale e farlo evolvere in soluzioni sempre migliori. Per fare questo percorso virtuoso è assolutamente necessario preoccuparsi della formazione di coloro che, già laureati, fanno il corso di abilitazione a questa attività professionale, perché fin dall'inizio siano pronti ai nuovi modelli di attività. Me.